Direttamente dalla cameretta magica, oggi 11 agosto, ho saputo che l'anno scorso, era 10 agosto, ieri era 10 agosto 2021, ho saputo che era venuto a mancare Giorgio Lopez. Giorgio Lopez era stato un doppiatore italiano in cui doppiava Danny DeVito. Poi, ad un tratto gli è venuta una malattia a Giorgio Lopez ed era nato il 16 febbraio del 1947 ed era morto il 10 agosto del 2021. Adesso passiamo ai film. Ha fatto i film del cinema Danny DeVito, poi ha fatto Dumbo del 2019, poi nella John Hurt nella trilogia di Harry Potter. Poi ha fatto Joe Mantegna in Body of Evidence, Il corpo del reato, Robert Garrett. Poi Baby Birba, Un giorno in libertà, in Edgar Eddie Mauser. Wayne Robson in Due candidati per una poltrona, Morris Gutman. Aspetta, ho spento il telefono. Aspettate un attimo. Eccomi qua. Poi Jim Krzysztof Bauteff in Taxi 2, in Taxi 3, in Taxi 4, in Jane Bittineau. Adesso vediamo i film di animazione. Ha fatto Yogi e le invasioni degli orsi spaziali di Ranger Smith, Baby Herman adulto che ha incastrato Roger Rabbit, Voce narrante alla ricerca della valle incantata, Sindaco in The Night Before Christmas, Genio in Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta, Lord Rogers nella trilogia dell'incantesimo del lago, Ruth in Fringilli in Le avventure di Zack e Krista, Re Liort in Le avventure di Stanley, Itchy in Charlie anche i cani vanno in paradiso, Boris in Balto, Checata in Pocahontas, Bug nelle avventure di Alma in Brontolandia, Zio Jimbo in Kermit's Park il film, Faccia Cucù in Madeline Lost in Paris, Papà Topo Skowitz, Favel in Il tesoro dell'isola di Manhattan, Princess Monarch in Voce di Giko, La voce del cigno, voce del padre, voce del dottor Mustachi, fuga del mondo dei sogni, zio Paperone, Topolino e la magia del Natale, Topolino strepitoso Natale, Ecco cosa ho trovato sul web. dottor Sid in Final Fantasy, Howdler in Jimmy Neutron, un ragazzo prodigio, Cavalier Pomodoro in Cipollino, Lampo nella carica dei 101-2 Macchia Nera a Londra, Radcliffe in Thornberry nella famiglia della giungla, Nicholas il primo fiocco di neve, Platon Alexander the Movie, Witty 8 notti di follie, Voce di Shwami in Parva il principe Shiva, Re Harold nella trilogia di Shrek 2, Shrek 3 e Shrek vissero felici e contenti, Il C della leggenda, voce di Al Kadir, Lloyd Steamboy, Felix in Valiant Piccioni di combattimento, Peppe Gallo in Chicken Little Amici per la penne, Clement Agents in Wallace Gromit e la maledizione del coniglio mannaro,
Scamboli in Pinocchio 3000, Mix Quiz in Bugheio, Te Caccio di Amici 1 e 2 e 3, Paprika Sognando un Sogno del Dottorato a Hiroshima, Dottore Funz in Sastro Boy, Nonno Natale nel Figlio di Babbo Natale, Alghiero in Re Riccardo in Dante's Inferno Animated Epic, Alido in Pinocchio 2013, Malaterra in Le Avventure di Zafara, Giraffa di Giramondo, Justin e i Cavalieri Valorosi, Voce di Braulio, Becco di Cuoio in Freebird, Stacchini in Fuga, Lawrence in Castello Magico, Albus Liente in The Lego Movie 2, Bowlanger in Boxer le Scatole Magiche, Victor Costa in Gatto a Parigi, Brief in Dragon Ball Z la Resurrezione di F, Red Crystal in Trolls, Nonno Giorgi in Noce di Cocco il Piccolo Drago, Sasva in Re Zanza, Agenza Segreta Controllo Magia, Voce del Re. E poi ha doppiato i film in Zio Paperone, in Awesome Mouse, Il Troppo Club. Poi Nonno di Jake, American Dragon, Jake Log. E ha doppiato Tucco Zoc in The Bluffer, padre di Anya in Gianni Peperina in Eva Tutto, Jin Kyuan in Lupin Incorrigibile Lupin. E niente. Comunque, Giorgio Lopez era stato un bel doppiatore che era morto di malattia. Ah, niente, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!